scrivo perché tu sai che la rappresentazione a cui darai vita l'11 aprile al Cine Teatro Costantino di Macomer e che per te sarà una tr, perché non è stampato bene. Una tr è brutta, una struzzata, no, una tr. Una tra le tante, una tra le tante rappresentazioni. Ah, per noi sarà l'ultimo spettacolo, poiché il giorno dopo quel cinema cesserà l'attività. Nelle più ottimiste delle ipotesi diventerà un supermercato, una serie di appartamenti, nella peggiore e più probabile un rudere al centro della nostra cittadina. I proprietari non riescono a far fronte ai tributi locali, la stagione teatrale non basta per coprire i costi. Il teatro non è sostituibile con nient'altro, puoi guardare, puoi vedere, puoi navigare, fortunatamente non ci si può che aggiornare agli nuovi strumenti di comunicazione, però quell'odore che c'è su quel palco, quell'odore che senti tu che sei sotto e tu che sei sopra è... irripetibile, e io spero che questo teatro continui a vivere. Noi non vorremmo chiudere, questa è la realtà, noi vorremmo tenere aperta questa attività come abbiamo fatto per tutti questi anni, con grandi sacrifici anche personali, di tempo, di soldi, di tutto. Però obiettivamente in questo momento non siamo proprio più in grado di continuare a sopportare i costi di questa struttura. È un po' un dolore pensare che in quella che potrebbe essere l'ultima data in realtà il teatro non era neanche pieno, perché su in galleria c'erano 8 persone, quindi certamente si farà di tutto perché sotto il profilo organizzativo e gestionale questo teatro possa avere una chance, ma io spero anche che dei cittadini più partecipi riescano a diventare il pubblico migliore che ci sia. Voi pagate 13.000 euro all'anno di... di tasse solo di tasse comunali. Io spiegavo i costi della struttura proprio perché le altre sono spese ordinarie. Ma questi sono costi insopportabili. È una questione di investire in iniziative da svolgersi qui in modo da riuscire a coprire questi costi che sono esorbitanti. Credo che tutti ci devono mettere del proprio. Chi decide, chi gestisce e chi paga il biglietto. Cioè, noi vorremmo che questa struttura, che non è valorizzata come dovrebbe, fosse valorizzata, e solo questo consentirebbe alla struttura di poter andare avanti con le proprie gambe. Oggi è stata una bellissima serata, tra l'altro Cornacchione ha dato il meglio di sé. Sì, Cornacchione e Lucia Vasini sono stati stupendi. Beh, è stata una serata un po' particolare, non si apriva il sipario, gli è caduto tutto ciò che poteva cadergli addosso. Speriamo che col prossimo spettacolo si mondi la colpa della Iella. Proviamo a essere positivi, ce la possiamo fare, fate la programmazione 2016. In questo momento non dipende da noi, voi potete capire questo, non dipende più da noi. Noi avremmo voluto e vorremmo ancora, ma non dipende più da noi. Ora la palla aspetta qualcun altro. Beh, il Cinema Costantino, anche se io sono molto giovane, è un'istituzione, c'è sempre stato qua a Macomer, per cui insomma già in questo paese è abbastanza spoglio, vedersi crollare anche una cosa così importante è veramente fastidioso. Se muore il Cinema Costantino, muore Macomer, quindi vogliamo cercare in tutti i modi di riuscire appunto a mantenere, ad aiutarli anche economicamente. Salvare il Cinema Costantino significa salvare la cultura, ma salvare anche la tradizione, insomma, è stato un presidio importantissimo, una storia e fa parte della storia della cultura di Macomer, che sta perdendo piano piano tutti i pezzi più importanti, quindi non solo il lavoro, la cultura è altrettanto importante, bisogna nutrire anche lo spirito oltre che la pancia. Pensate che ci siano delle opportunità e che il Comune debba intervenire in qualche modo per salvare questa struttura storica? Sì, credo di sì, che con l'aiuto anche della popolazione potremo riuscire a salvarlo. Crediamo
perché la politica dovrebbe investire tantissimo in cultura, perché potrebbe essere anche uno sviluppo di un'economia diverso. No, non chiudiamo in Costantino. Solidarietà al cinema. Però si possa trovare una soluzione insieme, ognuno di quelli delle persone che ci sono qua, degli spettatori che avevano delle proposte, ci sono delle persone che hanno anche altri ruoli all'interno di questo paese, io spero che ci sia sempre uno spettacolo da guardare e un teatro da venire. Grazie.